Ciao, il podcast della dottoressa Angela Cialone che stai per ascoltare è consigliato da GB Software. Siamo specializzati in soluzioni per contabilità, fiscale, buste paga, consulenza e revisioni. Ringraziamo per lo spazio offerto e per la fedeltà nell'utilizzo dei nostri gestionali. Buon ascolto. Ciao, sono Angela e stai ascoltando i podcast dello Studio Cialone, un incontro quotidiano per consulenti del lavoro e tributaristi su approfondimenti, notizie e consigli utili per la gestione delle pratiche quotidiane del vostro studio. Oggi parleremo delle novità delle dichiarazioni dei redditi. Oggi è il settimo di 13 incontri per approfondire, o meglio incuriosirvi, o spiegarvi le novità di alcuni quadri della dichiarazione dei redditi. Oggi parleremo delle novità del quadro RR. Il quadro RR è riservato ai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS per l'anno 2020. Il quadro RR è suddiviso in due sezioni. Nella prima sezione indichiamo i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti. Nella seconda sezione indichiamo i contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS. Relativamente alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 per l'anno d'imposta 2020, non ci sono effettivamente delle grandi novità. Però anche ripassare delle aliquote contributive e i relativi minimali e massimali applicabili per l'anno 2020 è sempre un piacere. In particolare, relativamente ai contribuenti artigiani e commercianti, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione è di 15.953 euro, cosiddetto reddito minimale, e il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi è di 78.965, chiamato reddito massimale. Le aliquote contributive applicabili sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti sul reddito minimale e sui redditi poi compresi tra i 15.953 e i 47.379 euro. Oltre questi redditi, le aliquote sono 25% per gli artigiani e 25,09% per i commercianti per i redditi superiori a 47.379 annui fino al massimale di 78.965. Relativamente invece agli iscritti liberi professionisti della gestione separata per l'anno 2020, il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi previdenziali è di 103.055 euro. Le relative aliquote da applicare sul reddito professionale sono 24% per i professionisti già coperti per l'anno d'imposta 2020 da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta. E è l'aliquota 25,72% per i professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. E anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto, ti invito a seguire i podcast quotidiani su tutte le piattaforme di podcast gratuiti. Lasciami un like su Spreaker e iscriviti al podcast per essere sempre aggiornato su fisco e lavoro. O se vuoi approfondire l'argomento, scrivi una mail a studio@sicofiso.it o scrivendo nell'oggetto podcast. Oppure scrivi i tuoi commenti sotto questo podcast. A presto!